Ameria Radio presenta Parole di Impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. Eccoci qua alle Parole di Impresa e ascoltiamo che cosa ha da dire Umberto oggi, perché ci fa tardare di andare a pranzo, però andiamo a sentire sicuramente qualcosa di interessante da raccontarci sul proprietario dell'azienda. Ascoltiamo. Bene, caro Paolo, quando si parla di proprietario dell'azienda, è abbastanza facile identificarlo. È quello che sta sul biglietto da visita, no? È il socio di maggioranza, è la persona che sta scritta sulla ragione sociale, insomma è abbastanza facile. Veramente, chi è il proprietario? Il proprietario è quella persona, quella figura che ha, che detiene, diciamo, no, che detiene l'azienda. In qualche modo l'azienda è la sua. Per poter detenere l'azienda chiaramente ci deve aver messo i soldi, quindi proprietario in senso lato è colui che magari ha messo le disponibilità in azienda e quindi, diciamo, è il tenutario della maggior parte dei fattori produttivi che sono necessari al funzionamento dell'azienda. Ma è sempre così? Direi di no. Nella realtà, nelle nostre realtà, nella realtà delle micro, piccole aziende, sia l'imprenditore, quello che in qualche modo gemma un'idea, e poi però magari le disponibilità vengono prese da altre, banche o terzi o chi sia. Quindi è una riflessione un po' particolare poter considerare il proprietario di un'azienda quando non ci mette i soldi. Perché sappiamo perfettamente che mette la faccia, per carità, ci mancherebbe, mette tutta la responsabilità del caso, ma se non ci mette i soldi, il concetto del proprietario di proprietà è un senso un po' labile, no? Facciamo una riflessione insieme. Se per esempio un imprenditore elabora, tira fuori una SRL, ha un capitale di 10 euro, servono 200 euro, quindi 90 euro magari vengono presi dalle banche, 30-40 euro si fa finanziare dai fornitori, 50 e rotti, insomma, la differenza, si fa finanziare implicitamente dallo Stato, perché magari si accorda per ritardare i pagamenti delle imposte, delle ritenute, dei contributi e così via. Ecco, questa articolazione è un'articolazione un po' particolare, no? Perché il proprietario, per sua natura, paradossalmente, è quello che mette meno soldi a rischio di impresa, e quindi rischia se stesso, ma non rischia, diciamo, le disponibilità che di fatto sono di altri. Quindi, insomma, noi dobbiamo avere bene a mente di cosa si intende per proprietario, perché spesso e volentieri, soprattutto nelle realtà come le nostre, cioè continua ad evidenziarsi la correntezza che il proprietario praticamente mette l'idea ma non mette i soldi. In una situazione come questa è abbastanza difficile poter evolvere, perché deve essere ovviamente uno share tra le disponibilità dell'imprenditore e le disponibilità dei terzi. Questo non si discute assolutamente, perché non credo possa esistere, ci sono delle eccezioni, ma non credo possa esistere, diciamo, lo stereotipo di azienda che funziona esclusivamente con il capitale dell'imprenditore, del proprietario. Questo
non credo possa esistere. Però è anche vero che per potersi considerare proprietario dell'azienda ci deve essere ovviamente uno share adeguato di disponibilità che vengono immesse nell'azienda. Spesso questo tipo di riflessione viene bypassata, non viene considerata diciamo, qualcosa di retorico, di teorico e in qualche modo non, qualcosa non emulabile, non emulabile, chiedo scusa, però non è così, non è così perché, ripeto, la misura della proprietà in un'azienda non la dà chiaramente il nome che sta sul biglietto da visita o che sta sulla ragione sociale, ma la dà in assoluto chi mette le disponibilità e quindi mette a rischio un capitale che in quel preciso momento è al servizio dell'azienda e di tutti i suoi stakeholders. È un aspetto che va diffuso, va raccontato, va ragionato, perché, continuo a ripetere, ci sono troppi imprenditori che non ritengono opportuno che questo tipo di riflessione possa albergare nelle loro teste, nelle loro possibilità. Questo chiaramente significa che non c'è spazio, no, per poter crescere, evolvere e portare avanti alcuni ragionamenti che potrebbero mettere l'azienda nella condizione di crescere. Perché un altro aspetto per poter crescere è che invece di un proprietario ce ne possano essere due, tre, ma in questo caso andremo un po' ad urtare la suscettibilità del proprietario che magari con questo share, con questa possibilità di partecipazione si vedrebbe diluito, diciamo, all'interno della propria azienda. Ripeto, il concetto di proprio è un concetto molto largo che si può fare pressoché esclusivamente tenendo conto e facendo ovviamente una riflessione tra sé, tenendo conto appunto di quanta disponibilità, di quanto capitale proprio si è immesso nell'azienda. Solo dopo che insomma, si è avuta questa riflessione, io credo che ci si possa rendere conto, no, se può continuare ad essere logico di essere chiamati appunto i proprietari, oppure delle persone che stanno lì davanti, che ci mettono la faccia, supportate da qualcun altro che mette qualcosa di ben più tangibile. Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.